motori e sicurezza stradale. È tornato ad Arezzo il raduno motoristico Città di Arezzo. Il piazzale dell'Arezzo Fiere Congressi e l'area dell'ex campo scuola è stato così invaso da mezzi a motore d'epoca e non. Auto, moto, trattori, camion, lambrette, quad e fuoristrada. Ovviamente non dimenticando mai l'educazione stradale. Noi siamo sempre per la sicurezza. Chiaramente facciamo vedere anche i motori da competizione, le macchine da competizione, perché anche dalle competizioni che si capisce quello che non bisogna fare su strada, perché nelle competizioni portiamo i veicoli al suo limite e capiamo quanto è difficile controllarli, cosa che ovviamente non è possibile fare su strada. Quindi imparare a guidare, e si impara anche con le competizioni, anzi soprattutto con le competizioni si impara a guidare. Alle nostre spalle un circuito, sono molto interessati questi ragazzi, ovviamente dei professionisti alla guida però. Ovviamente i ragazzi sono molto interessati da quello che è i motori, sono sempre stati, anche per questo la sicurezza stradale è importante, ed è importante che i nostri amministratori capiscano questa passione che è anche nei giovani, che non avendo strutture adeguate nel territorio sono costretti a volte, io dico costretti, forse è una parola sbagliata, però ovviamente magari riversano su strada ciò che potrebbero riversare in un circuito sicuro. Potendo avere a disposizione un impianto regolarmente attrezzato, sicuramente per la sicurezza stradale del nostro territorio sarebbe molto importante. Di là un circuito quasi al limite, qui la vita quotidiana di tutti i giorni, per calarli comunque questi piccoli. Questo che te vedi qua, in pratica, su questi 100 metri nemmeno, c'è tutto quello che ti trovi nella strada, perché dal passaggio a livello, tutti i segnali possibili, le limite di velocità, poi che c'è anche i semafori, i stop. Allora qui impara il ragazzo, una volta che ha fatto tutto il giro, sa come si deve, se ti comporti bene qui, sai, poi lo trasmette a casa. Poi il ragazzino che va qui, va a casa, ne parla con i genitori. C'è qualche genitore che non capisce granché e non l'ascolta nemmeno, però normalmente il genitore ascolta il figliolo, che gli dice: guarda babbo, che col rosso, non solo rosso, ma almeno col giallo, se ancora non è passato la striscia bianca, ci si ferma, lo stop, ci si ferma, con la moto in piedi in terra, il semaforo, tutte queste cose qua. Il ragazzino lo riporta a casa e la famiglia vive contenta, speriamo. Il raduno motoristico quest'anno si è abbinato infine alla solidarietà con la donazione di un trattore agricolo al comune marchigiano di Ussita.